all the offices, and I saw a piano in one of the rooms, and I closed the door, and something said to me, idiot, go back in that room one more time. And I went back then, I touched that piano, and it told me that that's all I would do the rest of my life, and it changed my life. The next day I went to school and learned sousaphone, tuba, B-flat baritone, E-flat alto, French horn, trombone, to play in the marching band with the majorettes because they put the trombones up front. You know what I mean, Chico. But I was finally wanted to play trumpet. That's why I love the Riper Brass so much, you know, because I know it. Il mio incontro è stato quello con Ray Charles, quello che mi ha cambiato la vita, avevo 14 anni e sicuramente è stata un'avventura un po' rocambolesca, diciamo che proprio non ho capito tutto quello che ha raccontato di questa avventura così rocambolesca, ma insomma non è stata proprio un incontro diciamo formale, erano dei ragazzini, hanno fatto irruzione in un posto diciamo dove non sarebbero potuti entrare perché c'erano gelati, limonate e tutto quello che potevano avere, sono entrati lì, hanno fatto la festa diciamo, hanno messo a soqquadro questo posto, ma alla fine hanno visto un pianoforte, lui ha visto un pianoforte e a quel punto lo ha toccato il pianoforte e da lì ha capito che questo è quello che avrebbe voluto fare per tutta la sua vita. Il giorno dopo ci è tornato, ha detto sì, questo è quello che voglio fare, quindi è andata a scuola e ha cominciato a studiare tutto, dalle prime dai solfeggi, tutti gli strumenti che ha potuto studiare, trombone, tromba, tutto quello che si poteva fare, ha fatto parte appunto di bande musicali e ha capito che quella era la sua vita e da allora non ha più cambiato idea. Pronto. You do that. Grazie, grazie tante. Mi bellissimo sorellino. Grazie. Abbiamo capito che lei è un ragazzo che guarda avanti e non guarda al passato. Si evince proprio dall'inizio della conferenza. Ma pur essendo un ragazzo che guarda avanti, insomma ogni tanto si guarda indietro, ha qualche nostalgia, qualche rimpianto rispetto a quei tempi in cui lei giovinetto iniziò la carriera? So we know, we understood that after the few words you said that you are a young man looking forward all the time, so but even a young man sometimes stops and looks back and say, oh maybe I should have done that, or maybe I'm sorry for that. Is anything that you regret, I mean, you miss? Nothing. I regret nothing. Niente. Benissimo, benissimo. E dopo, appunto, quindi Ray Charles, e poi tantissima altra strada, e poi un incontro incredibile per due persone, sia per lei che per il suo amico Frank Sinatra. La svolta. So, you started very well, Ray Charles, the genius, and then a lot of work, a lot of other artists, and then one day, the magic meeting, Frank Sinatra. The magic meeting was Ray Charles. Ah. And I've been his whole life together with him. And when I first met him, I was 14, he had his own apartment. I'm still living at home with my precious type stepmother. And he had two girlfriends, he had a record player, he had two suits, two pairs of shoes, man, that was, please, prego. Okay, but, quindi questo, this is Ray Charles. Yes. Beh, no, l'incontro magico della mia vita, come ho detto prima, è stato quello con Ray Charles. Io avevo un ragazzino, avevo 14 anni, vivevo con mio padre e la mia, diciamo, matrigna, e lui invece già viveva nel suo appartamento, aveva due fidanzate, aveva un bel completo, addirittura due paia di scarpe, insomma, quindi per me lui era veramente l'uomo che mi ha cambiato la vita. She just finished to work with your brother Ennio Morricone. Yeah, she just came. Oh, that's beautiful. You know what, I was blessed enough also too to get my first lessons in scoring films from Mancini, all Italians, man, Armando Travioli, Ennio Morricone, Pier Piccini, and they taught me what it was all about. Because at that time they didn't use black composers, they were only used three-syllable Eastern European composers, Branislav Kaper, Dmitri Tiomkin, no brothers ever with a single screen credit.
we changed that. Sidney Poitier gave me 6 movies. Yeah. Yeah. And Sidney Lumet gave me 6, and we fixed that. Beh, sì, io sono stato veramente fortunato da incontrare personaggi come Ennio Morricone, perché a un certo punto poi ho cominciato anche a comporre musica per il cinema, ma all'epoca non c'era nessun compositore di colore al quale affidassero la composizione di colonne sonore per il cinema. Ho incontrato Trovajoli, Morricone, ma all'epoca, diciamo, Piccioni, quindi diciamo io erano appunto molti italiani che mi hanno insegnato tanto, e all'epoca c'erano questi grandi compositori, ma noi invece abbiamo cambiato le cose, veramente noi ce l'abbiamo fatta. Io ho cominciato a comporre musica per il cinema e da allora non mi sono fermato. Fico over here, he's the one that taught me all those bad words and everything else. He's the one that corrupted me in Italy. But that's why I love him. Dunque, Tony Renis, che lui chiama Fico, è quello che invece mi ha insegnato anche, insomma, tante belle parole, parolacce, l'italiano, quello che serve. Insomma, era un ragazzaccio. Io appunto lo chiamo Fico, ma lui mi ha insegnato tanto anche. Senta, maestro, insomma, io però vorrei tornare su Frank Sinatra, perché per l'Italia anche Frank Sinatra rappresenta molto. Ecco, il suo incontro con Frank Sinatra, che segnò anche un importante svolto per Frank Sinatra. So, in Italy we love or we love Frank Sinatra. And for a, che cos'è? What is this? He left me that. Gli ha lasciato una family crest from Sicily. Ma vedi, la, quindi l'anello di Frank Sinatra con la croce. He wore for 40 years. Che l'ha indossato per 40 anni, ecco, quindi immagino fosse un rapporto molto forte, it was a very strong relationship. Oh yes, sir. Amazing friend, my God. Oh. E cosa vi siete scambiati? How was the chimic between you and Frank Sinatra? Qual era la grande chimica? Man, with Basie's band and the Rat Pack and Frank Sinatra, you must be kidding. I mean, between Ray Charles and Frank, man, I must have drank enough alcohol for 40,000 guys. Beh, insomma, tu sai di cosa stiamo parlando, Rat Pack, Frank Sinatra, Ray Charles, insomma, insieme abbiamo bevuto alcol, diciamo, per centinaia, anzi forse migliaia di persone messe insieme. Tu forse non hai idea di com'era all'epoca l'atmosfera. How was the atmosphere then? Com'era l'atmosfera? The what? Yeah, you said that she said that the atmosphere was very special between you. Very special. This guy would drink 7 double Jack Daniels an hour. And smoke 4 packs of cigarettes. And you know, it's amazing because Dean Martin and Sammy Davis died at 65. Frank lived till 82. We did another album after that. And that guy, I don't know what he had, boy, but he had it. Beh, diciamo, Frank Sinatra era capace di bere 7 double Jack Daniel in un'ora, fumava 3, 4, 5 pacchetti di sigarette al giorno e è arrivato fino a 82 anni. Gli altri, diciamo, simili a lui sono morti molto prima, io non so come ha fatto lui, che cosa avesse, però insomma capisci di chi stiamo parlando. Assolutamente. Senta, maestro, e dopo appunto Frank Sinatra, diciamo, lei ha continuato a fare tantissimo, 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 e un bel giorno si è trovato davanti un ragazzo a cui, diciamo, lei ha cambiato la vita, perché se Michael Jackson è diventato il re del pop, lo si deve soprattutto a Quincy Jones. So, you had the genius, Ray Charles, then Frank Sinatra, then you had so many artists be working with, but one day you met a young fellow who actually you made him the king of pop, and it's like something like, you know, incredible. So how was that chemistry between you and the king of pop? You can't do albums like we did, like Thriller and Off the Wall and Bad, unless you have respect, love and amazing trust. You can't do it. It won't happen. But we did it. Possono realizzare album come Thriller and Off the Wall se non c'è rispetto, amore e fiducia reciproca, eppure noi ce l'abbiamo fatta, quindi questo vuol dire qualcosa. Ma insomma, come è riuscito a trasformare come è riuscito a trasformare il giovane Michael Jackson nel re del pop? So how did you transform a young fellow in the king of pop? How do you what? How did you turn Michael Jackson? Well, as I said, it takes love, respect, and trust. That's really for sure. Because when you ask an artist like Ray Charles, Frank Sinatra, or Michael to jump without a net, you better know what you're talking about.
and I was always sure of why I asked him to.